Beh, direi che i bambini che sono oggi ricoverati qui possono essere contenti. Abbiamo un momento di unità intorno all'infanzia, a un'infanzia che cerchiamo di rendere meno sofferente oggi. Mi piacerebbe ampliare questo momento di unione intorno ai bambini a tutte le persone che in qualche modo soffrono e che possano in questa circostanza essere meno sofferenti e che quindi vedano pure loro la differenza di un Natale che li vede più disponibili, maggiore compartecipazione a quelle che sono le festività di una circostanza come questa. È un'iniziativa dove noi partecipiamo dal 2006. E siamo assolutamente convinti come comunità militare che vive in questo territorio e siamo al servizio della nostra comunità che sia giusto trovare un momento da dedicare agli infermi, in particolare i bimbi, gli anziani, quindi le nostre fasce più deboli, che ci ricordiamo di loro in questo momento di felicità che magari stanno vivendo in una situazione di chiaramente di diversità, stando qui in ospedale, e allora noi cerchiamo di essere vicini a loro in questa giornata. Anche la questura non poteva mancare, un appuntamento così importante in un momento dell'anno dove tutto è, c'è più solidarietà, più vicinanza e più comunanza con tutti. L'iniziativa soprattutto che è finalizzata al reparto di pediatria, quindi ai più piccoli. La polizia è vicina a tutti, dai più grandi ai più piccoli, non ci sono fasce d'età e non c'è emergenza, non c'è esigenza che tenga, che la polizia non deve tendere la mano comunque. È un onore per noi stare qui, unitamente a tante altre forze di polizia, vicino alla cittadinanza. È una bellissima giornata, un bel evento e oggi iniziamo la prima manifestazione per il Natale. Quindi anche per noi, sono emozionata, forse l'ho sentita dalla voce, è un'importante iniziativa. Mando i saluti, gli auguri del signor Questore che ci rappresenta su tutto il territorio casertano, che non è una realtà facile, ma comunque ce la mettiamo tutta. Certo, come si fa a non essere vicino ai bambini? Sono, a parte che ci sono cari perché sono bambini, ma poi nei bambini noi vediamo il futuro, vediamo il soggetto che ha bisogno di cure e che diciamo che amiamo curare e ovviamente diciamo tutte le componenti della vita sociale si riuniscono diciamo all'unisono per augurare ogni bene e un futuro radioso con uno sguardo lungo su questo sul loro futuro, questi bambini che in questo momento certo vivono una situazione molto difficile, ma che sono anche aiutati molto sia dalle famiglie sia da tutte queste associazioni, da tutte le componenti sociali ad affrontare. Quello che mi ha colpito in modo particolare è la convergenza di tante persone e di tanti enti, diciamo, che si sono impegnati per questa mattinata di gioia da dare ai ragazzi. Però intanto risuona dentro di me anche un'altra parola del direttore generale che diceva: non vorrei, non voglio, non desidero essere da solo. Allora dico, queste giornate sono belle, ma non devono essere isolate. La bontà non è solo a Natale, la bontà è una dimensione fondamentale della vita. Non possiamo avere l'abito che conserviamo e lo mettiamo a Natale, l'abito dell'impegno e della solidarietà. L'abito dell'impegno e della solidarietà deve essere feriale, cioè sempre di tutti i giorni. E poi ho ripetuto e ho detto nell'incontro precedente in cappella che in questi luoghi si deve venire con rispetto perché
sono luoghi dove il mistero della sofferenza può aprirsi al dono della vita in tutti i sensi, e quindi è importante che tutti compiano il proprio dovere per rendere l'ospedale il luogo più delicato della vita, ogni ospedale come luogo di accoglienza e di serietà. Buon Natale a tutti. Per noi la nostra funzione di concessionaria d'auto ha una visione un po' più ampia. Noi siamo felici di essere qua a Natale Insieme 2014 per essere vicini alle istituzioni del mondo casertano, per far sentire anche la nostra presenza. Ci definiamo non soltanto una concessionaria automobilistica, ma un'azienda che comunque ha un proprio valore sociale, una propria etica, ed è per questo che siamo stati orgogliosi di poter partecipare. Abbiamo avuto altre iniziative nel sociale, in realtà la nostra azienda è qui e rappresenta la città di Caserta da qualche mese, quindi questo è stato davvero il nostro ingresso sulla città di Caserta, ma contiamo anche di fare altre iniziative nel sociale.